Dopo gara Pontina Futsal Atletico Gaeta con uno dei protagonisti, Emiliano Bizzarri, ci è voluto un tiro libero per riacciuffare una situazione che si era messa male per la tua formazione. Sì, anche oggi per l'ennesima volta giocando in casa non riusciamo ancora il nostro gioco. Siamo andati sotto 3-2 e poi fortunatamente all'ultimo secondo abbiamo pareggiato, ma queste partite si devono vincere se si vuole puntare in alto. Per puntare in alto quindi ci vuole più determinazione a partire dalle prossime gare. Sì, dobbiamo lavorare tanto, cercare di imporre il nostro gioco quando giochiamo in casa e fare i punti. Ragionare al secondo pareggio e non va bene. Con Roberto Piero anche per lui, dopo gara Pontina Futsal Atletico Gaeta, un punto molto importante, ma potevano essere tre. Sì, allora analizziamo la partita tutta per intera, diciamo che il punto è giusto da ambe le squadre, da tutte e due le squadre. Siamo ramareggiati che abbiamo preso il gol all'ultimo minuto su un tiro libero, però pazienza, un punto importante per noi, preso su un campo difficile, vabbè, faccio gli elogi alla mia squadra. Beh, questo è un primo punto conquistato in trasferta e fa salire molto il morale alla mia squadra, in virtù di due partite importanti che abbiamo, una da recuperare martedì con Ceriara e l'altra sabato prossimo col Gymnastic Fondi. Quindi spero in questo gruppo, in buone giocate per un proseguo di un campionato, speriamo una salvezza tranquilla.